Ci troviamo all'interno del MUST, Museo Storico di Lecce, per un nuovo evento museale, il trittico Lavori in Corso Corpo 1, per raccontare 50 anni di storia del Salento. Let us watch the world but not participate. We don't have to keep up with the city, cause it does, doesn't need us, honey. Foto di gruppo ha un significato, quello di immergersi nella memoria e attraversare 50 anni d'arte nel Salento attraverso i gruppi. Gruppi di cui uno solo, costituito da un punto di vista anche diciamo giuridico, che è il Centro Ricerche Estetiche, e gli altri costituiti dalla volontà di fare delle cose insieme. MUST in Art Generazioni a Confronto è il grande contenitore del 2013 del MUST per l'arte contemporanea e Lavori in Corso, Corpo 1, è quasi il primo appuntamento che mette insieme tre mostre importanti, una legata ai gruppi storici che sono nati in città e nel Salento dagli anni 60 al 2010, un'altra mostra quasi una personale di un figlio di Hidalgo, di Vittorio Tapparini, figlio del noto, notissimo maestro Ugo Tapparini, con una sua installazione molto, come dire, suggestiva come site specific nel museo, e poi la mostra di cinque giovani talenti, una nuova generazione, tutti nati dopo gli anni 80, che rappresentano quasi il nocciolo del futuro, una spora per tutto quello che potrà rappresentare l'arte contemporanea da qui ai prossimi anni nella città. Noi siamo convinti che questa città abbia le carte in regola per giocarsi la partita sino in fondo. Lo stiamo facendo convinti che sia una grandissima occasione per questa terra, non soltanto per Lecce. E siamo convinti che quello che stiamo costruendo insieme con il territorio comunque avrà una valenza, a prescindere che se riusciremo per bravura o per ventura a cogliere pienamente questo risultato. Ma ammesso che così non sia, tutto quello che stiamo facendo sicuramente rappresenta un seme che produrrà per il futuro buoni frutti, che è la grande occasione per questa città. Io ci ho visto più, come dire, ci vedo più una mia battaglia personale, che è quella che conduco da anni in questa terra, no? Di questa apertura sull'arte contemporanea, di questa dell'innovazione, della ricerca, della capacità di trasformazione delle cose, tra cui anche la società, perché l'arte poi questo fa, trasforma le cose, no? E se riesce a trasformare i materiali e addirittura le persone, vuol dire che qualcosa sta funzionando. Se questa trasformazione non avviene, vuol dire che è stato fatto tutto un lavoro inutile. This is a song of mine entitled Searching for Peace.